Ciao a tutti e ben ritrovati, ben trovati se siete nuovi. Mi è stato chiesto come ci si fa, come si fa a districarsi, a praticare seriamente il buddismo di Nichiren. È difficile perché siete bombardati da tutta una serie di input diversi che insomma non hanno niente a che fare. Né con la serietà né proprio con il buddismo. Ultimamente, ad esempio, mi hanno fatto vedere un reel, uno short, non so come si chiamano queste cose, che portava avanti un quesito: chi è più importante, il maestro o l'allievo? E si concludeva dicendo che l'allievo è più importante perché l'allievo propaga. Ora, questo genere di domande è la stessa identica, la stessa madre della famosa domanda: è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, il discepolo è più importante perché propaga, ma cosa propaga il discepolo se non c'è il maestro? Cioè, ci vuole veramente ben poco. Basta un attimino ragionarci, basta un attimino. Non c'è differenza tra discepolo e maestro, perché il maestro, prima di essere maestro, è stato discepolo e il discepolo a sua volta diventerà maestro. Quindi io non so quali siano le ragioni di tutte queste cose qua, ma obiettivamente capisco la domanda che mi è stata posta, perché mettersi lì e avvicinarsi al buddismo di Nichiren ora come ora è veramente da insomma, non voglio dire da pazzi, perché ci tengo, perché in realtà il buddismo, la strada che ha indicato Nichiren è meravigliosa, solo che è stato veramente, ha subito e continua a subire degli tsunami di fango che non hanno proprio. Non si sa davvero, io rimango. Puoi finire, concludere il reel o lo short dicendo: se non ci fosse stato Nico, noi non praticheremo il buddismo di Nietzsche. Ma signori, ma basta, ce l'avete internet, ce l'avete il cervello, spero, dentro la testa, basta che vi informate un attimo. Cioè, non si sono suicidati tutti e sei discepoli anziani di Nichiren alla morte di Nichiren, no? Ognuno, ad ognuno era stata dedicata e destinata una determinata zona. Nico, perché Nico è così conosciuta? Perché Nico è il fondatore della Nichiren Shoshu e la Soga Gakkai arriva dalla Nichiren Shoshu, quindi siamo sempre lì. Siamo sempre lì, invece di portare avanti il cuore, invece di avere a cuore il Sutra del Loto, invece di avere a cuore le persone che hai, che incontri, che hai di fronte, ad aiutarle, a dargli qualcosa che gli permetta di vivere meglio la propria vita. Se tu invece di levargli dei pesi dalle spalle, glieli metti perché hai i tuoi interessi, le tue cose, conosci solo quello. Io non, vedi, parlare male si fa presto, però finché tu sei, crei danni e problemi a te stesso, va tutto bene. Ma quando questa cosa si propaga agli altri, la cosa non mi sta più bene, capisci? Io capisco la simpatia che possa avere, capisco magari, che ne so, le buone intenzioni, ma qui manca proprio, cioè, questa cosa qua di Nico. Io rispetto Nico come dovrebbero rispettarlo tutti i discepoli di Nietzsche, ma è risaputo che Nico era così. Nico ha litigato con tutti gli altri discepoli di Nichiren perché
A un certo punto i discepoli di Niceren, alla morte di Niceren, hanno detto, il maestro ha detto di fare a rotazione alla guardia, alla tomba del maestro, cioè quindi manutenzione, cioè, pregare, pulire, insomma tutte quelle cose lì. No? Siccome a quel tempo non c'erano né i cellulari, né c'erano gli aerei, né c'erano qui, non c'erano là, e poi insomma Montevidobo e tutti gli affari, se vi guardate su internet ancora adesso, cioè, era un po' difficoltoso. I discepoli hanno detto, ma invece che farlo a turno, perché si rischiava che per fare 3 chilometri ci mettevi 2 mesi, hai capito? Perché, come dice Nietzsche, in quei posti erano veramente allucinanti. La neve, quando nevicava, era veramente, arrivava a dei livelli. Allora i discepoli che cosa hanno detto? Ma forse è meglio nominare uno di noi che stia qui e che ci pensi lui, perché altrimenti non possiamo andare in giro a portare l'insegnamento, non possiamo curare tutti i discepoli, perché ognuno dei 6 discepoli ne aveva parecchi, perché quando è mancato Nichiren, ormai il suo insegnamento era conosciuto. Di conseguenza si era molto diffuso e Nika ha detto no, perché il maestro ha detto di fare la rotazione. Ora, il maestro aveva anche detto di essere portato il suo corpo a Minobu. Nichiro, che era il suo discepolo prediletto, perché? Perché era il più giovane, perché era diventato suo discepolo da bambino, no? Cioè, ha detto, maestro, guarda, se fosse possibile portare il tuo corpo fino a Minobu, noi sicuramente lo faremmo, ma siccome non è possibile, perché il tempo è quello che è, il viaggio è quello che è, permetteci di cremarti e ti porteremo a Minobu così, no? E il maestro Nichiren che cosa ha detto? Avete assolutamente ragione, fate come ritenete meglio perché è giusto così. Nico invece, per quanto riguarda la questione della rotazione, no? E lui era molto inquadrato, ma si sa, no? E ha detto che gli altri discepoli, se l'ha detto veramente, perché poi anche lì ci sono delle diatribe, c'è tutto, documenti finti, documenti falsi, documenti spariti, documenti ritrovati, ma vogliamo parlare veramente di vita. Vogliamo parlare di come fa il Sutra del Loto ad aiutarti nella tua vita di tutti i giorni. Perché se la religione non ti aiuta a vivere, ma fai dell'altro, ma vai in bicicletta, vai a farti una passeggiata, che è meglio, hai capito? Abbandoniamo tutto questo genere di cose. Quindi sì, è difficile districarsi, ma guarda che se a un certo punto ho preso la decisione di andare avanti e fare degli approfondimenti per gli abbonati a YouTube e Patreon, non è stata un'idea mia, è un'idea che mi è stata, diciamo, continuamente riportata. Perché? Perché se vuoi fare le cose seriamente, bisogna che tu cominci a comprendere che la vita è dare e avere. Che la maniera migliore per avere è dare, e se tu dai vuol dire che ci tieni. Allora che cosa si è pensato? Si è pensato che, visto e considerato, molte persone si stanno allontanando e si sono allontanato dalla Gakkai, dalla Nichiren Shu, dalla Ombo Dzogchen Shu, insomma da tutte queste organizzazioni qua, sono rimaste da sole, perché non cercare di riunirle e cercare di condividere la mia esperienza di 40 anni di pratica. E allora abbiamo fatto questa cosa qua. Sta andando meravigliosamente bene, anche se ogni tanto bisogna che a qualcheduno gli dica, guarda, è meglio che, cioè, ritorni nella Soka Gakkai o vai per i fatti tuoi, perché se tu hai la mente così, vuol dire che ancora non sei uscito. Vuol dire che ancora non hai capito
Ti basta veramente poco, basta davvero ragionarci un attimo, come il discorso che ti facevo del maestro, cioè dice, ma il discepolo è più importante perché il discepolo propaga, non ci vuole un fenomeno per capire, ma cosa propaga il discepolo se non gli è stato insegnato qualcosa dal maestro? Cioè, senza il maestro, discepolo, discepolo che cosa vuol dire poi? Discepolo, discepolo perché c'è il maestro. Tu sei discepolo perché c'è il maestro. Se non c'è il maestro non sei un discepolo. Gente, ma queste cose qui sono cose che io veramente mi metto le mani nei capelli, veramente. Cioè, io mi trovo sempre a parlare di cose che sono, non so, incredibili. E lo devo fare perché le persone continuano a farmi le stesse domande. Anche questa velocità che avete nell'ascoltare gli interventi, questa premura, no? Questa poca capacità di fermarsi a ragionare e tutto. Questa cosa qui non vi fa bene, non solo nel buddismo, no? Ma anche proprio nella vita di tutti i giorni. Siete tutte persone adulte. Di conseguenza, voglio dire, non ci vuole molto per fare. Ora, se tu continui a vedere dogmi su dogmi, insomma, vuol dire che c'è qualcosa. Poi dogmi, bisogna vedere che dogmi, perché alcuni si allontanano perché dicono a me non mi piacciono i dogmi. Ma allora non ti devi avvicinare alla religione. Insomma, tutte le religioni, il dogma cos'è? Tu l'hai mai visto Dio? Sei mai stato avvolto da una piramide di luce mentre fai Daimoku? No. E allora, ovviamente, cioè, perché è importante la fede? Perché è importante che tu ti riesca a mettere un po' da parte questa testa che c'hai, che ragiona sempre razionalmente su tutto e su tutti. Prendi una volta il Sutra del Loto, no? Vai al secondo capitolo, magari l'avrei recitato 500 milioni di volte, ma non hai capito ancora un accidente di che cosa c'è scritto, no? C'è scritto che la saggezza dei Buddha è soltanto comprensibile ai Buddha. Quindi se tu non sei un Buddha, quindi non puoi capire, tu sei potenzialmente un Buddha, come un seme potenzialmente una pianta. Però il seme non è che se tu lo prendi, lo schiccheri nella terra, quello ti viene un albero di fagioli, hai capito? Cioè, deve avere determinate condizioni. Se queste condizioni non ci sono, l'albero non viene, la pianta non viene. Quindi se tu non metti un po' del tuo e impari un pochettino a metterti da parte e a ragionare su quello che puoi ragionare, non vai da nessuna parte. E questo è il punto. Ecco perché tutti mi dicono, ma non si può praticare il buddismo da soli, ma il Buddha si è illuminato da solo. Anzi, ti dirò di più, il Buddha, se non si fosse messo da solo, non si sarebbe mai illuminato. Per il Buddha la strada è solitaria, non tutti vogliamoci bene, Arisa Tankai, ci abbracciamo, siamo tutti fratelli nel Dharma e via discorrendo, e poi, insomma, ce la vogliamo dare una possibilità, buddismo di Nichiren, oppure continuiamo veramente a fare i clown con delle cose che sono veramente allucinanti, con delle cose. Io mi allontano perché i dogmi non mi piacciono, io mi allontano perché qui, perché là, perché su, perché giù, e segui la legge, non la persona, poi sono proprio quelli che invece seguono la persona e non la legge, perché se seguissero la legge, sai dove andrebbero tante persone, sai dove sarebbero tante pagine Facebook, tanti siti maffi, tanti discorsi, tanti affari. Poi alla fine della fiera, quando tu alla sera vai a dormire, sei solo. Di conseguenza, quando tu c'hai dei problemi, sei solo, nessuno te li risolve. Quindi quello che stai facendo ti deve aiutare a vivere. Non sono tutti i ragionamenti, non sono tutte queste cose qua che ti mettono nella testa o ti hanno messo nella testa che ti aiutano ad andare avanti. Se vuoi andare avanti, vuoi fare le cose seriamente, comincia a fare la persona seria e la persona matura, capisci? Poi
Perché se fai le cose seriamente, e non è difficile. Io vedo ad esempio che faccio un video sul gonzo, sul significato del gonzo, e sotto mi trovo un commento, uno scritto, ma scusami Massimo, ma cos'è il gonzo? Perché dici che è gonzo? Cioè, ma guardatelo il video, se una volta non ti è bastato, guardatelo due, dai, insomma. Ma voglio dire, ma diamoci un po' una svegliata. Poi adesso che è estate, comincia il caldo, ci addormentiamo ancora di più, ma la pressione si abbassa e via discorrendo. Quell'altro che mi dice, ma sai, io ho il Daimoku, perché devo fare Daimoku se posso darmi la forza in altri modi? Ma perché ti hanno detto che il Daimoku, a te ti hanno detto che il Daimoku ti serve per darti la forza, ma il Daimoku non è per darti la forza, non te, insomma. Ti è stato raccontato tutta una marea di barzellette e tu sei ancora lì che ci credi, invece di ridere, capisci? Le barzellette, sono belle perché non sono storie vere, ma se tu pensi che siano vere, allora sei in pericolo perché gli asini cominciano a vederli volare, capito? Dai, cerchiamo un pochettino di volerci bene, di fare un pochettino le cose, di pensare, di avere un po' più di rispetto per noi stessi e cercare che insomma ogni cosa che tu dici, ogni cosa che fai, è una cosa che tu metti nel mondo, è un seme che tu poggi sulla terra. Se tu questi semi invece che di insalata, di fagioli, di peperoni, di pomodori, sono semi di gramigna, raccoglierai gramigna. Cioè la vita di ognuno di noi si potrebbe paragonare a un orto. Bisogna vedere che cosa ci semini, perché se la tua vita è piena di tutte queste erbacce, vuol dire che come minimo non l'hai tagliata. E quindi, come dico sempre, pota, taglia, vivi, respira. Cioè, quando fai Daimoku, deve essere come davanti al mare, non come davanti allo spigolo di casa, hai capito? Così, cioè, apri, apriti, apri davvero. Ah, abbandona, togliti sti vestiti di dosso che puzzano e sono sporchi. Vai veramente sotto la doccia e mettiti lì davanti al vero Gonzo, che è l'universo, che è la forza generatrice di ogni cosa, è l'origine di ogni cosa. Vai lì e ricaricati, non sempre cazzate, sempre cose che insomma, voglio dire, vanno bene a zeli che non vanno bene davanti all'altare. Ciao, ci sentiamo alla prossima.